Benvenuti a In Bed with Natasha, questa è la nostra ultima puntata qua per Alta Roma, qua siamo nella città di Roma con i due stilisti di Greta Boldini che avete sfilato oggi, Michele Alexander. Welcome to my bed, benvenuti. Grazie. Siete proprio gli ultimi, devo dire, però stamattina sono stata molto felice di vedere la vostra sfilata e come dicevo che avete avuto dei ottimi riscontri perché è piaciuto moltissimo. Ovviamente avete parlato, letto tantissimo, ho parlato di ispirazione di Charlotte Rampling, che sì, diciamo che è molto presente nella vostra collezione lei comunque, sì, sì. Ma io ero anche confusa al vostro nome perché pensavo che io oggi intervistavo Greta, nel senso, e non è così. Dicevo, ma tu sei Michela, allora raccontami da dove viene questo nome. Allora, il nome viene da due muse ispiratrici, Greta Garbo, sì, e Giovanni Boldini, sì, che ritraeva appunto le donne più belle dei primi del Novecento nei loro salotti, e quindi ci piaceva questa immagine un po' opulenta. È un nome Greta, che è comunque un nome, sì, nordico, un po' freddo, certo, e riprende anche un po' la nostra donna, che sia, diciamo, delicata, però è anche molto forte. Quindi in realtà, se vi ispirate a un Greta Garbo o un Charlotte Rampling, non vi ispirate a una donna italiana? No, diciamo, no, classicamente italiana, come se l'immagine degli anni 50, penso che questo ti riferisci. Tipo, ma tu sei una donna così, sei particolarmente elegante, e anche un look abbastanza classico, ti piace comunque, sì, cioè dagli anni 50. Sì, 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 sì. Noi insomma, amiamo... il periodo che preferiamo sono gli anni 30 e gli anni 40, 40. Come, sì, come questa collezione. E voi comunque vi dite che vivete a Roma e lavorate qua a Roma, tu sei di Torino, Alexandra, sì, e tu sei proprio di Roma. Sì. Quindi sei a casa. Però la cosa che mi meraviglio è come mai non Milano. Perché allora, ok, voglio spingere, tu hai il centro della moda in Italia, nel senso, è bello vedere iniziative come Alta Roma, comunque sappiamo la storia sulla moda a Roma, ma un giovane brand oggi, come si lavora a Roma e come mai questa scelta? Allora, Roma per noi è una scelta di vita. È Alta Roma, sta cambiando secondo noi, sta facendo un bellissimo lavoro di scouting e diciamo in questa finestra noi ci troviamo bene, anche a lavorare a Roma perché comunque abbiamo l'atelier di Sistina, quindi da tantissimi atelier storici, a un minuto da Maison Valentino, quindi riusciamo anche a trovare collaboratrici bravissime che hanno lavorato nell'alta moda. È interessante questo, è vero, non ci avevo pensato, perché ti stiamo parlando del fatto che ci sono più e più case e stilisti che stanno venendo a Roma, dato grazie a Fendi, Valentino, Sempreoni, Gucci, adesso ho spostato tutto l'ufficio stile qua a Roma, però ancora non riesco a capire come centro business Roma per la moda, nel senso, posso capire, forse come dici un centro bottega, sì, diciamo, posso capire tutto quel punto romantico, poetico della città, però come business dico, ok, se sono un giovane designer, Roma dove mi porta? No. Questa è la vostra terza stagione, sì, che state collezione, lavorando, sì, collezione, sì. Come avete iniziato? Che tra l'altro lavorate assieme, siete anche una coppia. Sì, da sei anni. Da sei anni? Da sei anni, sì, sì. E come si lavora in coppia? Noi lavoriamo abbastanza bene, si lavora 24 ore su 24 ovviamente, siamo sempre insieme. Sì. Penso che negli ultimi tre anni saremmo stati divisi, boh, 4 giorni, non lo so, sì, una cosa del genere. Mamma mia! Sì. Perché comunque... Sì, ci dividiamo i compiti, però lavoriamo proprio insieme su sul tutto, concept, su qualsiasi cosa, dal concept fino a, alla rifinitura di uno scollo, per dire, quindi cioè nessuno dei due prende mai una decisione anche per l'altro, perché siamo, okay, molto, cioè ci incastriamo proprio tra di noi. Sì, ok, e quindi come, quando vi siete conosciuti avete pensato di iniziare a lavorare assieme? Come no, è nata prima la coppia affettiva. Sì, poi spero. No, anzi, a volte è nell'altro modo, no? Sì, 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 a volte sì. No, non è nata prima la coppia affettiva, poi ho lavorato un pochino a Parigi, la faceva su e giù, poverina. Nulla, poi quando abbiamo iniziato a vivere nella stessa città ci sentivamo entrambi maturi professionalmente per affrontare questo passo insieme. Il gusto, lo stile è sempre stato lo stesso, sì, quindi perché no, insomma. Poi avevo fatto più un'esperienza sugli accessori, sulla pelletteria, e lei invece più sul ricamo e sulla modellistica e sulla couture, proprio il drappeggio, il moulage. Quindi già questa cosa noi la vedevamo complementare per iniziare.
Da interessante. E senti, adesso cosa succede dopo una sfilata come oggi a Roma? Dove si va adesso? Cos'è il prossimo step? So che è una domanda un po' intensa a chiedervi, soprattutto dopo aver solo fatto sfilata oggi, però what's the next step? Ma so che ci sono degli eventi, adesso capiremo con l'ufficio stampa dove dobbiamo andare. Beh, diciamo che visto che abbiamo avuto un riscontro così, insomma, così positivo. Cercheremo di dare maggior visibilità, insomma, alla collezione. E poi il grande passo, diciamo, per ora per noi è presentare per la prima volta la collezione al Tranoi a Parigi a marzo. Ok, quindi andate a Parigi nella sezione Avenue Montaigne, dove diciamo c'è la couture. Sì. E quindi quello sarà la nostra prima vera anche campagna vendita. Sì. Ok, va bene. Allora quindi si inizia quindi a fare business a questo punto, certo. No? Sennò... Sennò... ma voi vi vedete più vicino, c'è qualcosa di molto più francese nel vostro comunque, ma c'è anche un'area di Valentino, di nostalgia comunque, di cioè sono brand di cui vi ispirano. Valentino e Dior sono i nostri punti di riferimento, diciamo. Poi diciamo, io quando ho cominciato a studiare moulage era proprio perché sognavo di realizzare a manichino un po' come, appunto, ovviamente come le grandi maison di un tempo che lavoravano totalmente, che lavorano ancora come Valentino, tuttora moulage. Quindi quando io ho cominciato a studiare moulage era proprio perché ero amante proprio della couture francese. Sì, ok, quindi bene, è una partenza, una cosa importante. Sì. Poi ci chiedono spesso chi disegna, però in realtà non disegna nessuno da noi. Nel senso che spesso lei a manichino crea la silhouette su quella lavoriamo. Sì, oppure facciamo dei addirittura grandi proprio tableau. Così. Sì, wow, questa collezione qui per esempio abbiamo fatto proprio un tableau gigante con tutte queste bambole. Le nostre formichine. Sì, è create così in questo modo. Sì. Ma senti, dicevi che lavorate 24 su 7, vero? Cioè, vi prendete beh, la pausa? L'ultimo mesetto è stato impegnativo. Sì, diciamo che nel senso era più una frase detta, nel senso che no, difficilmente stacchi la spina, magari parliamo di un'altra cosa cena e poi... Ma sai, quell'outfit bianco lì non sono tanto convinto, potremmo... Però, scusami, come ispirazione Roma sulla moda, cosa vi dà comunque come città, nel senso... Noi abbiamo anche giovani, le banalità. Banalità. Sì, le nostre piccole cose, il nostro bar, vedere sempre le stesse persone, abbiamo una vita quotidiana molto... Dove abitate a Roma? In che zona? No. A Roma siamo all'Euro, però diciamo, essendo l'atelier in via Sistina, per dire magari è una stupidaggine, però anche andare a pranzo in via Crispi, dove sono tutte queste bellissime donne che comunque abitano in centro a Roma e sono molto raffinate, cioè a noi piace. Magari a Milano c'è più un tipo di donna più cool, più fashionista. Invece no? Dici che a Roma c'è ancora più classico. C'è un voler prendersi il suo tempo un po' da parte di tutti. Sì. Sì. E questo che il lavoro a volte è rallenta. No? Sì. Però... su Roma sicuramente, non lo so. A volte è un problema. Può essere, ma anche su a fare le collezioni, cioè i tempistici per voi, questa cosa cambia? O? No. Noi facendo tanto internamente riusciamo, diciamo, a raggirare questo problema che a Milano ci sarebbe. Sì. Cioè che a Roma ci sarebbe se non facessimo tutto internamente, ecco. Quindi sì, diciamo, magari il fornitore se la prende un po' più con comoda, magari un tessuto piuttosto che un altro, però... però è divertente, diciamo, si incontra sempre dei personaggi divertenti a Roma. Però trovi magari più disponibilità su altre cose. Sì. Capiscono che sei giovane, ti seguono in maniera diversa, sei più cullato. Come siamo cullati d'Alta Roma. Ma senti, avete mai conosciuto Charlotte Rampling allora? No, magari. Magari. E perché non la contattate? Possiamo fare un appello a Charlotte Rampling qua? Lei è divina, veramente. Cioè, pensate, cioè, vi piacerebbe vestire lei? Beh, comunque. Sì, veramente. No, sarebbe veramente un onore per noi. Sì, no, infatti, perché secondo me dovete veramente, dovresti andare a provare a conoscerla, secondo me anche. Un sogno. Andiamo. Come tanti. Senti, guarda, a noi è piaciuto tantissimo la collezione, l'abbiamo trovato veramente femminile, moderno e anche fresco comunque. Grazie. Grazie era quello che cercavamo di fare. Diciamo che abbiamo... La sfida era questa, Lavorato molto sul color block.
Sì. E impostato già proprio dall'inizio della collezione su un'idea sfilata in, proprio in questo modo. E poi l'idea per rendere più fresca, diciamo, la collezione era di usare tutti i tessuti molto secchi, sì, e opachi, e poi, okay, avere questi lampi di luce, di, sì, di ricami, effetto bagnato, con l'opera effetto, sì, bagnato. È vero. Poi mi piacevano anche le borse con il rospo? Sì. Ah, col giornale. Con il giornale, sì, l'ho, sì, trovato geniale, ah, quello. Grazie. Veramente bello. Beh, quello è un riferimento perché comunque auspichiamo vestire una donna colta. Sì. La donna colta legge ancora il quotidiano e dove lo porta? Però dove magari lo porta? Comunque è una vita, si sa che oggi magari non sei fuori tutto, sì, il giorno, vuoi portare il tuo quotidiano, cioè, sempre con lista, te, insomma, allora ho la tua lista. Era bello questa cosa, molto divertente. Senti, vi ringrazio tantissimo di essere venuti qua a letto e sono anche contenta di chiudere questo programma, questa serie con voi, questa edizione, grazie, di Alta Roma, e vi auguro tutto il meglio, spero di vedervi presto a Milano. Prestissimo. Dai, abbiamo bisogno di un po' di talento così anche a Milano. Grazie. Bravissimi, grazie, grazie tantissimo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.